questo meccanismo di un bene comune legato agli interessi ha funzionato finché siamo rimasti con i beni privati, con i beni comuni non funziona più. Cioè finché abbiamo a che fare con beni semplici, scarpe, panini, giacca, se ognuno, la casa individuale, se ognuno fa i propri interessi, forse quel mondo smithiano funziona. Se ognuno a Milano si comporta in modo prudente, Milano funziona meglio. Non occorrono altruisti milanesi, secondo questa visione. Ma se entriamo nell'era dei beni comuni, quindi terra, aria, acqua, energie, non è più detto che l'atteggiamento di ricerca prudente del proprio interesse produca anche il bene comune, perché abbiamo le cosiddette tragedy of commons, distruggiamo i beni comuni.